coscienza, io, presidente di questa corte, vi ho esposto le risultanze del dibattimento. A voi giudicare. Qualcuno di voi forse penserà che l'età di questo giovane e l'ardore della sua passione potrebbero costituire per lui delle attenuanti. Ma, signori della giuria, io non dubito che in fede e coscienza che voi saprete giudicare. Julien Sorel non ha ucciso, ma voleva uccidere. Egli è ugualmente colpevole, perché è sua vera intenzione. Ora lo conoscete, questo giovane delinquente, anzi dirò meglio, è mio diritto e mio dovere, questo assassino. Julien Sorel, avete niente da aggiungere? Sì, qualche cosa. Io non chiedo nessuna grazia, e certo non a voi, signori. Il mio delitto è atroce, ed è stato premeditato. Ho tirato due colpi di pistola sulla più cara e la più nobile delle donne, su Madame de Renal, che era stata per me come una madre. Io merito la morte, ma un momento, non è per questo che voi mi condannerete, signori. No, guardate chiaro in voi stessi. La mia vera colpa per voi è quella di aver voluto ad ogni costo diventare qualcuno ed esserci riuscito. Facendomi tagliare la testa, voi punirete quei giovani nati nella povertà, che hanno avuto la fortuna o la disgrazia di ricevere una buona educazione. È l'insolenza di mescolarsi a quella che l'orgoglio dei ricchi chiama la società. Noi ci siamo incontrati mille volte per le strade. Io vi conosco tutti per nome, uno per uno. Mio padre ha lavorato per voi. Questo non me lo perdonerete mai. Ma guardatevi attorno. Non un popolano fra voi. Non un solo contadino, no. Soltanto dei borghesi indignati. E avete ragione. Sì, ho voluto essere dei vostri io. Figlio di un falegname. È tutto, signori. L'udienza è sospesa. Oddio, ormai è impossibile, lo so. Oh, come vorrei dirti tutto l'orrore che provo per quello che ho fatto. Quando il signor De Renale è venuto a offrirgli questo posto, lo sapete che ha detto? Eh? Indovinate. Non ha nemmeno pensato ai soldi. La prima cosa che ha chiesto è con chi mangerò. Se no non ci sarei andato. Non voglio mangiare in cucina. Non sono un domestico io. Quando un buono ha niente la fortuna di trovare un posto simile, mangia anche in cucina. Per quattro soldi mangeresti anche con i porci, tu. Oh, andiamo, sorella. Ah, lasciate, tanto non ci vedremo per molto tempo. Comunque, signor curato, io trovo strano che si facciano educare dei bambini da un ragazzo che non rispetta nemmeno suo padre. Gratitudine dei figli. Se gli fosse toccato lavorare con le braccia, come ho sempre fatto io, vedreste che avrebbe delle altre idee in testa. Mamma! Mamma! Mamma, mamma! È arrivato! È un vecchio prete! Deve essere cattivo! Ma via, che dici? Vi aspettavo, reverendo. Ecco i vostri piccoli allievi. Oh, no, signora, non si tratta di me. Ormai io sono troppo vecchio.
ma di Julien Sorel, al quale ho insegnato tutto il mio latino e forse anche un po' di più, credo. Allora siete voi. E voi sapete il latino? Ma naturalmente, signora. È per questo che il signor De Renal mi ha scelto. Oh, sì, certo. E anch'io. Ma vi prego, reverendo, accomodatevi. Xavier? Adolfo? Ma dove andate? Venite qui. Venite. Ci eravamo sbagliati. Credevano che fosse l'abate. E anch'io, figuratevi. Questo è Adolfo e Xavier. Voi non li picchierete, vero? Io, signora, e perché picchiarli? Non bisogna mai picchiare i bambini. Non è vero? Mai, signora. Vi obbedirò in tutto, a voi e al signor De Renal. Ma mio marito è un po' severo. E allora dovrò esserlo un po' anch'io. Che bel giovanotto. Già. Che fra poco, però, sarà prete. Non dimenticartelo. Peccato. Resta solo la questione degli abiti che vi farete fare. Io penso che il giorno in cui lasciasse la vostra casa, il vestito dovrebbe restarli, non vi pare? Statemi a sentire, sorella. Io ho già fatto delle condizioni abbastanza eccezionali a vostro figlio. Oh, signor sindaco, se è per questo, mi hanno offerto di meglio. Chi, per esempio? Sentiamo. Ma molti. Ah. Buongiorno, amico mio. Portategli sopra il baule del signore. Sorella. Qui tutti vi chiameranno signore, ricordatevelo. Aspettate. Capitano Laffarel della Guardia Imperiale. Ah, la cassetta militare del famoso zio. Sì, signore, non avevo altri bauli. L'amavate molto vostro zio? È il solo uomo che sia stato buono con me. Avevate 10 anni, è l'unica scusa. Ma da quello che ne so io era un poco di buono. Un ufficiale di buona parte. Un avventuriero, al soldo di un altro avventuriero. Andiamo? Sì, signore. Avventuriero sei tu. Piano, calmati. Solo gli stupidi si abbandonano alla collera. Andiamo. Sarò sempre un ragazzo. Quando capirò che bisogna trattare questa gente solo per i loro soldi? Se voglio essere stimato da loro e da me stesso, devo far ben capire che è solo per i loro soldi che ho bisogno di loro. Avrete notato che vi ho sistemato al piano nobile. Vi ringrazio molto, signore. Sorella, il vestito che ho ordinato per voi non è ancora pronto. Ma per questa sera usate pure quella redingote. Non l'ho portata che qualche volta. Volete scendere a salutare vostro padre? No. L'ho già fatto. Se avessi una madre, ne avrei più di 2 di camicie. Invece non ho niente, niente. Né madre né camicie. Ma ho questo. Avanti. Vi aspettano giù per il pranzo, signor Julien. Grazie. Signor Julien. Eh? Per il pranzo bisogna che vi cambiate di camicie. Ma è che non ne ho molte. Me ne occuperò io stessa. Ne avrete sempre una pulita. Adolfo, Xavier, andate nello studio. E lavatevi le mani, se no vengo io. Non vi temono molto. Nessuno creda. Io qualche volta. Come in questo momento. Vorrei dirvi. I miei ragazzi hanno fatto tali progressi. E voi siete così buono con loro. Mi sono molto cari. Che io vorrei ringraziarvi in qualche modo. Oh, niente. Ma accettate, vi prego.
Potrete acquistarvi un po' di biancheria. Soltanto... Soltanto che cosa? Non vorrei che mio marito lo sapesse. Vostro marito mi dà uno stipendio. Non ve l'ha detto? Oh, vi ho offeso. Sono povero, signora, ma non al punto di chiedere la carità. Comunque devo ringraziarvi del gentile pensiero. E ve ne ringrazio. In quanto alla mia biancheria, non credo di essermi mai seduto a tavola con la camicia sporca. Vi prego, accomodatevi. Volete assistere alla lezione dei piccoli De Renal? Allora scusate. Sedetevi. Oggi ci occuperemo di farfalle. Cominciate col dirmi qualche nome di farfalla. Io trovo assurdo dare dei soldi in più a chi ci serve bene con tanta diligenza. Se ci fosse da incoraggiarlo, allora capirei. Buonanotte, mia cara. Sei in collera con me? Poiché sei stata tu ad offrirglieli, li avrai i suoi 100 franchi. Mi dispiace soltanto che tu abbia tollerato un rifiuto da un domestico. Julien non è un domestico. Chiunque non sia nobile, viva da noi e percepisca un salario, è un domestico. Lo sai benissimo anche tu. E poi no, non darò neanche un franco a un ragazzo che può lasciarci da un momento all'altro. Lasciarci? E perché? Ma certo, non hai visto come si rintende con Elisa? Elisa? Avanti. Posso scaldare il letto della signora? Sì, fai pure. Anche quello del signore? Sì, sì, naturalmente. Mica male, eh? E ha avuto anche una piccola eredità, il che non guasta. Ah, me lo sai dire perché resta con noi? Ma per affetto, credo. Per affetto, eh? Julien ed Elisa, non credo proprio. E se ti dicessi che l'ho visto uscire dalla camera di lei? Ma sei tu allora che non capisci niente. Si occupa della sua biancheria. Sei sempre la solita ingenua. Ma naturalmente, si occupa della sua biancheria. E tu lasceresti che sposasse Elisa? Come? Ah, voglio dire, dopo tutto quello che hai speso per lui. Beh, pazienza, avrò buttato via un po' di denaro. Comunque, l'abito nuovo non glielo lascerei. Il letto è pronto, signore. Grazie, Elisa. Buonanotte. Buonanotte. Dimmi, Elisa. Sì, signora. Tu hai avuto una piccola eredità. Sono quasi 3 mesi, no? Sì, 3 mesi fa. Immaginavo che ti avresti lasciato. Perché? La signora non è contenta che io resti. Ma certo, Elisa, che dici? Pensavo che ne avresti approfittato per sistemarti. Se alla signora non dispiace, io sono molto contenta di restare qui. Sorella, andate a prendermi il giornale. E non dimenticate di portarmi gli occhiali. Ma perché lo tratti così? Se gli parlo in questo tono è proprio perché ci tengo a farlo. Non credo sia il caso. Li conosco meglio di te, questi contadini. E quel regalo di 100 franchi che gli ho fatto su tua proposta è stato un errore, di cui mi sono già pentito. Bene, andate qui. Veniamo. Dove? Ah, da 7 anni la nostra città non aveva l'onore di ricevere un sovrano straniero e in questa fausta occasione essa saprà accogliere un ospite tanto illustre con l'ossequio e l'entusiasmo che gli sono dovuti. Il sindaco di Verrier, io, ha deciso di costituire una guardia d'onore a cavallo. Il sindaco stesso ne designerà i componenti i quali godranno, durante il soggiorno del sovrano, delle prerogative militari. Immagino che tutti ne vorranno far parte. È naturale, no?
Lo credo bene. E io stesso sono molto orgoglioso di comandarla. Del resto questa è un'ottima occasione per mettersi un po' in vista. E io ho intenzione di approfittarne. Il re ha in programma anche una visita alle reliquie di San Clemente. Chiederò che intervenga anche il vescovo, che sono cose che fanno effetto per la fiera. Sì, l'avrò. E se grida? Eh sì, se grida il marito mi salta addosso. Tanto peggio, il dovere è il dovere. Io devo prendere questa mano e trattenerla. Ho deciso. Oh, hai paura, Julien? Ti decidi? Un momento. Quando suoneranno le 10:30, le prenderò la mano e gliela stringerò. Non prima. Forse speri che rientrino in casa subito? Troppo tardi. Perbacco, comincia a far fresco. Non sono ancora suonate. Non ancora. Rientriamo? Non ancora. Ecco. Io me ne vado. Ho freddo. Allora, vieni anche tu? È ancora presto. Le 10:30. Ho sentito. E tu hai già la voce di chi si prenderà un raffreddore. Andiamo? No, resta ancora un po'. Non sento freddo. Bene. E voi? Se fate tardi, comincerete la lezione a chissà che ora domani. Come stamattina? Stamattina mi sentivo male. Non è permesso? Senz'altro. Ma vi credevo più robusto di quanto non sembriate. Volete dire che non mi occupo dei vostri figli? Non abbastanza. Come osate, quando ne amate un'altra. Un'altra, signora? Non amo che voi, come non ho mai amato in vita mia. Sei bella. No, non scherzare. Piuttosto, credi che possa ancora presentarmi in testa a una guardia d'onore fatta tutta di giovanotti? E perché no? Non sono un po' ingrassato. Proprio per niente, trovo che stai benissimo. E a cavallo? Starò bene anche a cavallo? Scegli il più tranquillo. Certamente. Senti un po', che ne diresti di Moirot? Moirot? Nella guardia d'onore? Insiste. Ah, ma non ti sembra un po' pesantuccio? Davvero? Più di me? Oh, andiamo. Magnifico. Moirot è accontentato. Buonanotte. Che fai? Piangi, Lisa? No, signore. Ma sì, invece. Perché? La signora non se lo immagina. Io? No? E non vuoi dircelo? Perché lui non mi vuole sposare. Sorel non vuole sposarti? Una bella ragazza come te? Una buona dote come te? Vedrai che cambierà idea. Non sono le ragazze come me che cerca il signor Sorel. Se ti fa piacere, Lisa, posso parlargliene io. La mia roba. Come se si trattasse di un servo che si vuol cacciare. Questa volta è troppo. Non resterò un giorno di più qui dentro.
Sei entrato nella mia camera, amico mio. Io entrerò nella tua. E ho l'impressione che non mi sarà tanto difficile. Sei pronto? Attaccare il nemico di sorpresa. Così faceva Napoleone. Ma in fondo non ne sono neanche innamorato. Ma non è questo. Amore o no, devo andare. E se qualcuno mi vede? E dillo, hai paura? Ragione di più per andarci. E se suo marito fosse da lei? Ah. Così se qualcuno un giorno mi rimprovererà di aver cominciato come precettore, potrò sempre dire di averlo fatto per amore. Nessuno mai più di me ha peccato senza nessuna voglia di farlo. Ecco, finalmente ho fatto quello che volevo. Sono nella sua camera. Nella camera di lui. Se voglio, sarà mia. E allora, ho mantenuto il punto, posso anche andarmene. Figliacco che sei. Vorresti farmi credere che il più difficile è fatto. Va bene, allora, coraggio. Svegliala. Ma siete pazzo. Andate via. Non ho potuto farne a meno. Andatevi, prego. Andatevene subito. No, vi amo troppo, Luisa. No, no, non è possibile. Dovete andarvene subito. No, Julien. Non dovete far questo. Oh, mio Dio. Credevo di non essere innamorato. Invece nessuna donna mi è mai piaciuta tanto. Nessuna mi è parsa tanto bella. Oh, ne valeva la pena. Oh, Julien, Julien, non dobbiamo perderci così. Aiutami, ti prego, aiutami. No, non voglio. Non hai nessuna pietà di me. No. Non ti accorgi che mi farai morire? No. Vattene. Vattene. Sono io. Sei tu, caro? Ti sei chiusa dentro. Perché? Ecco, vengo, stavo dormendo. Che cos'è successo? Perché ti sei chiusa dentro? Ah, già, non lo so. Tutto a un tratto questa notte ho avuto paura. Dovevi chiamarmi? Oh, no, no, subito dopo la paura mi è passata. La fattoria di Laprase è in fiamme. Che ne pensi? Devo andarci? La Brase, lo sai chi è, no? Quel liberale che vota contro di me e vuole il mio posto di sindaco. Nessuno sa giudicare meglio di te, ma mi pare che sarebbe molto abile andarci. Giusto. In fondo mi ha fatto avvertire. È un segno di deferenza. Ah, e allora devi essere cortese. Non puoi mancare allo spettacolo. Sì, hai ragione. Vado.
non mi guardare alla luce del giorno, ho 10 anni più di te. Perché dici questo? La prima volta che t'ho vista mi son detto, ma ha 20 anni. Che cos'è? Incendio provvidenziale. Sì, sono arrivata ad essere felice d'un incendio. Ah, che peccato che non abbia sposato te. Che stupida, vero? Questo non è il matrimonio. Non potrà mai esserlo. Non si oserebbe mai parlare così. Ma tu credi, amore, che ci sia qualcuno al mondo che possa essere più innamorato, più felice di noi? Non più di me, certo. È tanto semplice. E io credevo che non fosse possibile. No, no, che fai, Louise? Oh. Ah, no. Perché? Non ti piacerebbe essere un militare? Militare? Lo sai cosa significa militare per un ragazzo povero? 7 anni di miseria. Ma tu non li farai mai. No, certamente. Perché farò il prete. Ah, ai tempi di Napoleone sarei diventato ufficiale, subito! Senza perdite di tempo. Ah, è meglio non pensarci. Se ci penso, non mi sento più felice. Ma parli come un vero eretico. Mi hai creduto? Andiamo, cosa vuoi che mi importi di Napoleone? Mi hai fatto paura. Non devi preoccuparti per il tuo avvenire. Hai molti ingegni e farai strada. Certamente. Monarchia e religione hanno bisogno di un grand'uomo. E lo avranno, signore. E invece io sarò dannata. No, è stata colpa mia. Colpa mia se abbiamo peccato. Perché t'ho amato dal primo giorno. E non ho fatto nulla per sfuggirti. Se tu sapessi com'ero gelosa di Elisa. Lo sai che una sera sono venuta ad ascoltare dietro la tua porta? Perché temevo che foste insieme. Dio, quanto mi hai fatto soffrire. È stato un inferno. Oh no, deve essere peggio l'inferno. Oh, abbracciami. Fa che non ci pensi, che dimentichi tutto. Tu non hai paura d'essere dannato? Oh no, se rimarremo insieme. Se il diavolo è cattivo, come si dice, non li lascerà insieme. Gli amanti. No, 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 caro, può ritornare. No, c'è l'incendio. No, Giulia, se ci trovi insieme ti ucciderà. E rimpiangeresti la vita? Ora sì, molto. Perché ho incontrato te. Buonanotte. 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 Quel che mi chiedi significherebbe capitolare davanti a quel ragazzo. Vedo quel modo in cui mi ha risposto ieri sera. Ricordati che sei stato molto severo con lui. E poi un sorel qualunque nella guardia d'onore sarebbe incredibile farlo accettare. A te o agli altri? A me come a tutti. Vuoi che si leghi a te sinceramente? Niente di meglio che questa piccola soddisfazione al suo amor proprio. Pensa cosa vorrebbe dire questo per un ragazzo come lui. Sì, sì, ma dei nobili di cui ho rifiutato i figli. I nobili? Lo sai abbastanza tu per fare la fortuna di chi vuoi? Hai una risposta a tutto. Elisa, ho parlato di te al signor Julien. La signora è stata molto gentile. Purtroppo mi ha ripetuto quello che ti aveva già detto, che vuole diventare prete. Lo so, signora, ma questo ormai neppure lo stesso abate Chelan ci crede più. Perché l'abate Chelan? Perché conosce molto bene il signor Julien ed è anche mio confessore. Comunque la signora è stata molto buona a parlare di una cameriera ad un signore che sarà guardia d'onore.
Cosa vuoi dire, Lisa? Niente, signora, ma poiché la signora parla ad alta voce davanti a me, non credo di dovermi scusare se io ho le orecchie. Se alla signora non serve altro. Nient'altro per questa sera. Come la signora desidera. Auguro buonanotte alla signora. Buonanotte. Credevo che tu fossi in collera con me. E perché mai?
perché ti avevo sgridato. Sarei venuto più tardi. Davvero saresti venuto? Perché non ci credi? No. Lo sai che sei tanto bella? Dimmelo ancora. Proprio lui, e tu ci vedi benissimo. Signor Julien! Oh, il figlio di Sorel nella guardia d'onore. Da Renan non me lo sarei mai aspettato. Ma lui non c'entra, è stata lei. Signor Julien! Sta bene in vita, vero? Avanti! Al municipio! Al municipio! Al municipio! Al municipio! Al municipio! Allora, è vero quello che si dice? Mio caro, le cattive lingue non mancano mai, ma il fatto più certo è che quello che dicono è sempre vero. Oh. Mamma, voglio andare a cassetta. Sì, caro, ma sta attento. Signor curato, avete visto il figlio di Sorella? Ma sì, sì, l'ho visto. Ma è una vergogna. Non sono affatto contento di Julien e di voi. Non ve l'ho affidato perché si pavoneggi in divisa e tantomeno perché si perda nella mondanità. Adolfo, scendi di lì. Non è questo, signora, che mi aspettavo da voi. Ma avevo pensato... Si pensa sempre troppo, è male. Vai a cercare il signor Julien e digli che lo aspetta in sacristia. Fila, i miei rispetti, signora. Che cosa c'è, mamma? Perché è così arrabbiato? Niente, niente. Ah, sei proprio bella. Avanti, cambiati. E sbrigati. Ti avevo procurato un colloquio con Monsignore chiedendoti come diacono ufficiante e tu ti travesti da militare. E senza neanche avvertirmi, poi. Valeva proprio la pena che mi curassi di te. Lo riconosco, padre. Ho peccato di vanità. Eh sì, questo uniforme mi piaceva, allora... Non fosse che l'uniforme. Ah, il mio che vi prego. Ma che vi prego e vi prego. Ma vi assicuro, padre... Silenzio! Ti dovresti vergognare, hai capito? E anche di qualcos'altro. Ma vedete, padre... Silenzio! Ho avuto fin troppa fiducia in te, ma è finito ormai. Adesso voglio, Julien. Hai sentito bene? Voglio che tu ti decida fra il seminario, e ormai non ci credo più, e il posto di precettore da quel vedovo che ti vorrebbe per i suoi figlioli. Ma quello che ti ordino è che tu lasci la casa del signor De Renan. Hai capito? Ho detto del signor De Renan. Chiacchiere di Elisa, naturalmente. Non deve interessarti, né mi interessa. E pettinati quei ridicoli capelli. Tu, presto! E sbrigati! Thank you.
Fedeli, questa giornata dovrà lasciarvi un imperituro ricordo. Non dimenticherete mai, o diletti figli, di aver visto oggi qui un potente sovrano in ginocchio davanti a un servo di Dio. Ma la carriera militare potrebbe darmi tanta potenza. Guarda il re. Non è che una comparsa. Il vero protagonista è il vescovo. Forse è una fortuna che l'abate Scelano mi abbia fatto togliere quell'uniforme. E sono certo anche, dilettissimi figli, che l'aver oggi conosciuta la sincera devozione di uno dei grandi della terra, il quale umilmente si è prosternato davanti a Dio. Ah, Julien, Julien, terrore stavi per commettere. Meno male che il buon vecchio Scelan ti ha riaperto gli occhi. Delle pietà e del peccato, al largo delle secche del male e verso l'approdo della benedizione divina. Oggi, o figli amatissimi, dovete pronunciare una solenne promessa, quella di condurre una vita esemplare. Guarda, Julien, tutto quello che stavi per perdere, quel vescovo sarai tu un giorno, tutto in viola e oro, e avrai ai tuoi piedi un re come lui e tutta una folla di fedeli. Altro che guardia d'onore. Che sciocchezza stavo per commettere. Sì, ma guarda anche l'abate Pirard, il direttore del seminario di Besançon. Dovrei passare 4 anni sotto il suo peso terribile. Non è un sacrificio da poco. Ne vale la pena. Sentiamo cosa dicono i giornali dei festeggiamenti. Io come facciamo? Strappala. No, ferma. Troppo tardi. Leggete. La recente augusta visita alla nostra città è un avvenimento che altamente ci onora. E che rimarrà per sempre... No. Che cosa c'è, mio caro? Una delle nostre glorie. Niente. Scusami. Niente. La città di Verrières ha avuto la felicità di vivere una giornata d'eccezione, che per il fervore e l'entusiasmo dimostrati dalla popolazione tutta è certamente degna di passare alla storia. I festeggiamenti organizzati dal suo sindaco e la spontanea... Continuate, continuate a scrivere. Non hai nemmeno aperto la porta stanotte. Io ho finito, io no. Finite tutte e due. No, adesso sarebbe una pazzia. Sarebbe troppo pericoloso. E il tuo coraggio? Ti prego, Louise, non mi parlare del mio coraggio. Niente è più ridicolo. Ho finito. Restate al vostro posto. Rileggete quelle due massime e ditemi in che si rassomigliano. E della lettera anonima. Te ne ha parlato? Non neanche una parola. Ah, vedi, ma è proprio questo che mi preoccupa. Ma su, andiamo, non essere sempre così nervoso. Invece, senti, ho riflettuto e mi è venuta un'idea. Credo che sia buona. Io ho finito! Anch'io!
Beh, fate qualcos'altro. Avanti, bisognate un cane. Su. Cosa dicevi? Riceverò presto anche una lettera anonima. Tu? Ah, ma non capisci. Una lettera anonima scritta da noi e che dirà esattamente quanto è detto nella sua. Così potrò fargliela vedere io stessa e sarò la prima ad affrontare la questione. Così se parlo per prima sarò io la più forte. Signora, mi ascolti? Eh? Signora, licenziate voi stessa il giovane Sorel. Così vostro marito non potrà più credere a ciò che si dice di voi. Non c'è male. Non c'è male. Adesso ritaglia queste parole da un libro che brucerai subito dopo, incollale su questo foglio. E poi al resto ci penso io. Adolf, ce l'hai tu la colla? Sì, signore. Grazie. Ah, imbecille, levati dai piedi! T'ho detto, levati dai piedi! Tre imbecilli sono troppi per me. E dico a tutti, eh? Devo parlarti. Non posso, sto lavorando. Ma si tratta di una cosa molto grave. Non ci sono più cose gravi per me. Tu non puoi capire, non importa. Guarda qui. Una lettera abominevole che uno sconosciuto mi ha data all'uscita della chiesa. Esigo che tu metta la porta e subito quel Sorel. Che c'entra Giulia? Leggi. Bisogna licenziarlo immediatamente. Se è così istruito come dicevi, troverà un altro posto. Subito un altro posto. Parli come una pazza. Parlo come una donna di cui l'onore è in gioco. E questo onore mi pare che ti riguardi. Il colore è buono. Guarda, sarà contento. Sì, ne ha proprio l'aria. E lo facciamo assaggiare. Non mi pare il giorno da fargli bere dell'alcol. Certo, non lo fa apposta, ma ha dei modi da contadino. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui, eccomi compromessa a causa sua. Sì, sì, ma calmati, ti prego, riflettiamo. Io non ho riflettuto, caro mio, quando ho letto quell'orribile biglietto. Mi sono detta che da questa casa o se ne va lui o me ne vado io. A te la scelta. Prima di tutto cos'è questo tono? E poi finiscila di dire delle sciocchezze. Ho detto riflettiamo. Che vuoi fare, uno scandalo? Per disonorare me e te? E va bene, allora gli parlerò io stesso. Tu non gli parlerai affatto. Finiresti per andare in collera. In collera? Perché? Non gridare in questo modo. Sì, sì, andresti in collera e lui farebbe uno scandalo. Sai bene quanto è suscettibile. Lo sa meglio di te. Io non mi sono più fidata di lui dopo che ha rifiutato Elisa. La poverina è molto infelice. Elisa, perché l'ha rifiutata? Te l'ha detto? Mi ha sempre parlato della sua grande vocazione religiosa. Ma la vera vocazione dei ragazzi come lui è quella di trovare di che vivere. Ben detto, ma ora lascia fare a me. Sì, ma non aspettare troppo, però. Finalmente questa lettera mi ha aperto gli occhi. E solo ora mi viene in mente, se ci penso. Mi fa sempre dei complimenti che fa cercare in chissà quale romanzo. Se non legge mai. Se si l'inventa, ancora peggio. In ogni modo, Elisa può trovarsi presente qualche volta. Ma che c'entra sempre questa Elisa? Va bene, te lo dirò. Quel biglietto ignobile è scritto sulla sua carta da lettere. Anche il mio è scritto sulla stessa carta. Ma come? Avevi ricevuto una lettera e non mi avevi detto niente? Luisa e Julian si dicono addio. Non andrai lontano, però. Sì, molto lontano. Ma no, la casa dei Moreau è qui vicino alla nostra.
E io ci vado sempre, i bambini giocano insieme. Potremmo vederci più spesso di quanto tu creda. No. Perché? Perché le lettere anonime continueranno. Quello che dicono è vero. Sarà sempre vero, Louise. Ah, oh, sì, sempre è vero. Lo vedi? Hai ragione, amore mio. Ci vuole prudenza. Se scoppiasse davvero uno scandalo, potremmo essere separati per sempre. Ho deciso che non farò più il precettore. Sono stato molto felice qui da te. Mi sono adattato ad essere una specie di domestico. Perché ti amo. Ma non potrei accettarlo altrove. È finita. Ma allora... Riprenderò il mio vero posto. In seminario. In seminario? Allora non ci vedremo più. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono sicuro che mi approvi. Tu mi credi ancora una buona cristiana? Una buona cristiana io. Lo sai che cosa ho pensato? In seminario almeno non ci sono donne. Ma tu non puoi capire la mia pena. Dovresti almeno soffrire quanto me. Ma io soffro quanto te. Oh no, sono sicura di no. Eppure, vedi, la mia unica felicità ora sarebbe che fossimo ugualmente infelici. Era quello che volevi, in fondo. D'ora in poi vivrai senza rimorsi. Se è solo per questo, mi avevo accettati i rimorsi e la vergogna e la finzione. E se fosse mio marito? Si direbbe che tu lo desideri. Chi è? Vi ho portato il vestito, signor Julian. Appendetelo alla porta. Se avessi dato dei soldi a quella ragazza, saremmo ancora felici. Oh, mio Dio. A che mi sarà servito essere ricca? Se non sono riuscita a conquistarmi la felicità. Hai ragione, Julien. Vai in seminario. È giusto. Avanti. Il vostro nome? Julien Sorel. Ah, bene. Eravate atteso. Siete raccomandato dall'abate Chelan.
il miglior curato della diocesi e il meno amato, dopo di me. Voi sapete che l'abate Chelan non è ben visto a corte, ma è mio amico da 30 anni. Una sua raccomandazione è un onore, ma anche una responsabilità, perché bisogna sapersela meritare. Farò del mio meglio. Beh, staremo a vedere. Comunque, non aspettatevi da me alcun favore né protezione, ma una maggiore intransigenza e severità. Chiudete la porta a chiave. Quanti anni di latino avete già fatto? Soltanto 3, padre. L'abate Chelan mi ha scritto che vi ha insegnato un po' di teologia. Non sta a me esaminarvi. In quanto a me, voi mi dovete la santa obbedienza in virtù del paragrafo 17, unam ecclesiam. In questo nostro istituto, figlio mio, udire e obbedire. Ed è per questo che vi avverto che voi non dovete entrare in nessuna società né congregazione senza il mio consenso. Vi do la mia parola d'onore. È una parola che non è ammessa qui. Non ci serve l'onore degli uomini, che porta tanti errori. Non uscirete che per la passeggiata del giovedì e per andarvi a confessare. Posso scegliermi un confessore in seminario? Sì, è naturale. Voi, signore. Perché proprio io? Siete l'amico dell'abate Chelan. E ci tenete? Sì, signore. Va bene. Ma cascate male, perché non mi amano molto al vescovado. Ed è una scelta pericolosa per voi. La mantenete? Potrei anche non avervi udito. Allora? Sì, la mantengo. Ve ne siete già pentito, ma la volete mantenere. Ah, non c'è male. Ma non ne sono pentito. Sì, sì. Avrete la cella 103. Andate. Sorella, la signora di cui avete educato i bambini, l'avete completamente dimenticata? È morta. No, no, rassicuratevi, è viva. Ma ho avuto l'imprudenza di mettervi in una posizione per cui sa tutto un uomo ambizioso molto vicino al vescovo. E gli ne sa abbastanza per rovinarvi, e lo farebbe se certe lettere gli capitassero fra le mani. Che lettere? Mi ha scritto. Ho intercettato già più di 10 lettere, da 6 mesi che siete qui. Se le avete lette, allora sapete che non ho mai risposto. Chi mi dice che non ne abbiate ricevute altre? Io ve lo dico. Vi credo, ma queste le distruggerete. Ma, padre... Le distruggerete, voi stesso. Avanti. Padre, sorella non ha dormito in cella stanotte. Ah, sì? Che fai qui? Tutta la notte ho chiesto a Dio la forza per continuare in questa dura prova. Anch'io ho pregato tanto per te.
Ho deciso di non lasciarti qui, Julien. Sarebbe un grave errore. Verrai con me a Parigi. A Parigi? E a che farci? Il marchese de la Mole che mi protegge non mi rifiuterà di impiegarti presso di lui. Se vuole e se ne sarai degno, potrà fare la tua fortuna. Ma allora, padre, non sarò più prete. Lo sarai sempre. Chiederò al marchese de la Mole che ti conceda di proseguire i tuoi studi. Non avrai nulla da rimpiangere. Nulla. E nessuno. Sì. Voi. Vieni a servire la mia ultima messa. Prego il piede sinistro, signor Sorello. Ecco, fatto. Ed ora quell'altro? Così. Ah, mi stanno proprio benissimo. Una magnificenza, non vi pare? Prego, camminate un po' su, eh? Ecco. Ci sentite bene? È una pelle morbidissima, vero? Ah, vi interessa il nostro piccolo museo? Questo è un paio di scarpini dell'imperatore. Calzavate l'imperatore? Ma sicuro, noi calziamo la corte di Francia ormai da 150 anni. C'è nessuno qui? Fate attenzione, vi prego. Eh? Sono le vostre? Le avessi pestato un piede, capisco, ma per delle scarpe vuote, soprattutto per questa... Chiedetemi scusa, signore. Ma levati di mezzo. Il vostro indirizzo. Povero imbecille, si offende. Non ha nemmeno un paio di scarpe, oh, vorrebbe, signori, anche un duello. Signori, calma. Ve lo ripeto. Prego, non è il caso. Il vostro indirizzo, signore. Ve ne prego, per carità. Vi disprezzo, sorella. Basta. Vi prego. Date il vostro biglietto al signore. E va bene. No. Eccolo accontentato. Là. Oh. Siete fortunato. Se uno di quei biglietti mi toccava, vi uccidevo. Uccidervi? E come fareste? Basta darti un'occhiata per sapere chi sei. Ringrazia Dio che mi tengo. Se no, con un buio solo avrei bello e sistemato. Signore, non conosco nessuno a Parigi. Voglio battermi con quell'uomo. Mi fate da padrino? Vediamo prima chi è che vi ha insultato. Il marchese di Crosnois. È la prima volta che lo vedo qui, ma è un nome che non mi è nuovo. Mi dispiace. Sono disposto a farvi da padrino, ma una condizione. Se non ferirete l'avversario, vi batterete subito con me. D'accordo, signore. È d'uso a Parigi? È d'uso quando ancora non ci si è presentati, signore. Ah. Posso chiedervi dove abitate? Eh. 46 Rue de Varenne. Anzi, vi sarei molto grato, signore, se mi indicaste dove si trovano. Ecco, buon uomo. È tutto? È una parrocchia povera la vostra, eh? Ma che dite? Come che dico? Ma scalzone. Oh, lascia andare. Voglio insegnargli l'educazione. No, fermo, non ha importanza. Andiamo, calmati. Ti pare questo il luogo, il momento per una lite? Il marchese ci sta aspettando. Ti sta bene quest'abito? Troppo elegante per un provinciale. Sì, ma adatto alle tue nuove funzioni. Troverai una vera popolazione di lacchè, invidiosi uno più dell'altro e pronti a giocarti qualsiasi tiro. Sì, che ci provino. E vedremo. Signori? Ci proveranno, stai sicuro. Signor Marchese, eccovi Julien Sorel. Ah, ed eccovi il Marchese della Mole, signor Sorel, che vi dà il benvenuto. L'abito è ben fatto. E quante camicie avete preso sul mio conto? Due. Per cominciare prendetene altre 22. Norbert, ti sarò grato se ti occuperai del signor Sorel che entra a far parte del mio stato maggiore e di cui vorrei fare un uomo, se è possibile. Andate a cavallo, signore. Non mi è capitato più di 6 volte. Ebbene, la prossima volta sarà la 7ª. Domani, se vi conviene. Avete qualche obiezione a che il signor Sorel prenda lezioni di ballo? Ma non ha ancora preso i voti, ma non mi sembra... Gli farà bene.
C'è nei suoi movimenti un non so che di provinciale che può essere facilmente eliminato. Non è vero? Marcel, sarete al servizio del signor Sorel. Ah, me ne stavo dimenticando. Tutti i giorni alle 7:30 dovrete vestirvi per la cena. Naturalmente niente stivali, ma scarpini da sera. A più tardi. Spaventosamente gentile. Ma ogni sua parola è una stilettata. Ma non sono sempre un uomo di chiesa. Oh, certamente, ma cos'è per loro un uomo di chiesa? Un cameriere addetto alla salute dell'anima. Non credo che resterò molto tempo a Parigi. Per noi non potrà esserci fortuna se non con l'appoggio di qualche gran signore. Ah, ma non mi saprò mai adattare. Non è per me. Forse dovrò cenare tutte le sere con loro. È uno dei miei doveri oppure è un'osità nei miei confronti? Ma è un grande onore. Ci rinuncio volentieri. Vi prego, fate che mi sia concesso di andarmene per conto mio in una trattoria da 4 soldi. Oh. Spero che non ti abbia sentito. Io spero proprio il contrario. E tu credi che ti disprezzerà di meno per questo? Tu sei il figlio di un carpentiere e al servizio di suo padre. Ma non hai idea di che cos'è il loro disprezzo. Lo nasconderanno sotto i complimenti più esagerati. Se sei uno stupido potrai anche crederci. Ma se vuoi fare la tua fortuna, dovrai far finta di crederci. I signori desiderano? Dopo di voi. Il marchese di Croix-Noire. A quest'ora. Consegnategli quei biglietti. Un insulto di più. Sono sicuro che era già pronto ad attendersi e che ha dato degli ordini per farci fare anticamera. Vedrete che ci farà aspettare almeno 3/4 d'ora. Gli farò pagare anche questo. Ma a giudicare dalla faccia di chi vi ha offeso ieri, si stenta a credere che possa abitare in un luogo così. Non vi pare? Scusatemi, stavo pensando al marchese. Il biglietto è mio, signori. Ma sinceramente non so di che si tratti. Signore, sono qui per battermi con voi. Ah, l'ho ben capito. E se ci tenete assolutamente, non so proprio come rifiutarvi. Ma in verità... Io sono stato insultato, signore. Sì, sì, capisco, ma non vedo... Signore, permettetemi. Ho già detto che se proprio ci tenete... No, no, vi ringraziamo, marchese, ma il mio amico Sorel non è certo il tipo da venire qui a provocarvi soltanto perché qualcuno vi ha rubato dei biglietti da visita. Mi spiace di questo incidente. Sarà per un'altra volta. L'abito è di stoff, è evidente. E il gilet è di buon gusto. Gli stivali sono ottimi. Ma quel vestito nero a quest'ora del mattino. Eccolo lì. Mascalzone canaglia, ora ti insegno io a fare il buffone. Scendi giù. Cosa c'è? Di chi? Dividiamolo. Fermi, fermi. Ma signore... E cosa succede qui? È lui, signore, che mi ha insultato ieri. Aveva i vostri biglietti da visita. Ah, in questo caso... Ora avete il pieno diritto di chiedere soddisfazione. Perfettamente d'accordo. Non voglio più vederti. Sono ai vostri ordini. Signor Sorel, lascio a voi la scelta dell'arma. Ma vedo che proprio ci tenete. Per le armi da fuoco. No, possiamo batterci alla spada. Bene. Signor Marchese! Signor Marchese! Ah, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Buonasera. Che notizie ci sono del signor Sorel? Perché? È ammalato? Ferito, l'ho ferito al polso. Che cosa? Vi siete battuto col segretario di mio padre? Incredibile, non avevo idea di chi fosse. Non potrò certo dire in giro che mi sono battuto con un segretario. Mi coprirei di ridicolo. Non c'è male per la verità. Però vi consiglio di aspettare ancora un po' per il vostro primo duello. Rischiereste troppo. Mio caro Sorel, perché non mi avete detto che siete ferito? Ah, non è niente. Sono caduto da cavallo stamani. Ah, allora sarete contento di sapere che il cavallo è venuto a prendere vostre notizie. Sapete, è un'idea formidabile. Ed è proprio la Marchesa che me l'ha data. Ah, sì? Ah, eccolo qui. Caro Sorel, pensavamo che forse sarebbe opportuno lasciare credere in giro che... Ma è un'idea vostra, Marchesa, ed è giusto che siate voi ad esporla. Beh, non so, si tratterebbe di... Di lasciar credere in giro che al Marchese è capitato di doversi battere col figlio naturale di uno dei nostri più cari amici. Un gentiluomo di cui si potrebbe tacere il nome. Il Marchese non vuole che si sappia che si è battuto col figlio di un carpentiere. Appunto. Per conto mio accetterò ben volentieri questa versione, se il signor Sorel è d'accordo. Allora? Vi sono molto grato dell'onore che mi fate, Marchese. Avete fatto un gran passo avanti nella vostra vita parigina, signor Sorel. Andiamo a tavola? In una trattoria da 4 soldi? Settimane di soggiorno a Londra, dovendo solo occuparsi delle mie cause. Avrà ben incontrato degli inglesi. Gli uomini di legge sono uguali dappertutto. E perché? Se in ogni paese le leggi sono tanto diverse. Ma siccome in fondo non servono a niente... Dove sei andata a pescare queste idee? Nei libri proibiti che tu mi permetti di leggere. Non ti ho mai permesso una cosa simile. Andiamo. Vuoi farmi credere che mi preferiresti stupida? Niente affatto. Ma cerca di esserlo un po'. Ogni tanto. Avanti. Ah, bentornato, sorella. Pare che vi siate già fatto mezzo inglese, secondo mia figlia. Me ne rammarico, non ho molte simpatie per gli inglesi. Che cosa vi hanno fatto? A me niente, per la verità. Avrete avuto le mie lettere, spero. La causa è stata vinta. Si è conclusa con un trionfo. Avete lavorato bene? Diciamo semplicemente che ho lavorato, signore. Non si può dire di lavorare se non si lavora bene. Ben detto. Se permettete. E che idee ci portate dall'Inghilterra? Primo, l'inglese più saggio non lo è almeno un'ora al giorno. Secondo, è inevitabile che l'ingegno perda il 25% del suo valore sbarcando in Inghilterra. E terzo, nulla è più ammirabile, più dolce, più affascinante del paesaggio inglese. Avete conosciuto qualche uomo di spirito? Ho visto Philip Vane, che mi ha detto... Vogliate scusarmi, Marchese. L'idea più utile ai tiranni è quella di Dio. Un'idea che può restare in Inghilterra. Ma scommetto che non avete ancora indovinato che cosa siete andato a fare a Londra. Ma non so, direi che sono andato a curare i vostri affari. Ci siete andato a cercarvi questa croce. La croce, Marchese? Ma non me la merito. Una decorazione non si merita. La si ottiene. Siete troppo buono, io non... Questa croce è giustificata appieno dal posto che occupate qui da me. Ma non è che io voglia farvi cambiare di stato, al contrario.
Sarebbe, come lo è sempre in questi casi, un grave sbaglio, tanto per il protetto che per il protettore. Eccovi dunque decorato. Ma quando i miei affari vi avranno stancato, quando voi non mi converrete più, vi farò avere una sinecura, come quella del nostro amico l'abate Pirard. E niente di più. Andate a riposarvi adesso. E a più tardi. Ah, come va? Fatto buon viaggio? Ottimamente, grazie. Ma... l'ho avuta da vostro padre, è una sorpresa. Lo è anche per me. Molti complimenti. Non mi resta altro che ringraziarti. Di che? D'una decorazione che ha appena incontrato, solo che dietro c'era il signor Sorel. Poveretto, sono 18 mesi che te la chiede ed è un l'amour. Sì, ma Julien è divertente. Il che non ti accade spesso, mio caro l'amour. Sì, è vero, sono meno divertente. Accendete. Che meraviglia. Arrivo troppo presto, eh? Davvero provinciale. Noi lo saremo sempre, credo. Non tu a vederti. Lo porti anche troppo bene, quest'abito. Come farne a meno qui? E in quanto a quella decorazione, devo dirti che non la approvo, assolutamente. Dirlo a Besançon. Troppo tardi. Allora non bisognava fargli conoscere questa vita. Che magnifica festa, non è vero? Ne ho frequentate assai poche per far confronti. Voi siete un saggio, ecco la verità. E queste cose vi interessano ma non vi seducono. Oh, al contrario, signorina. Non mi interessano per niente ma mi seducono infinitamente. Se deve perdersi, che si perda subito. Così non dovrò più pensare a lui. Perdersi? Un ragazzo che ha un così brillante avvenire. Già. Appunto per questo. Proprio lui. È venuto a rifugiarsi a Parigi. Già, se mi riconsegnano il mio re, sarò impiccato entro 24 ore. E sarà bene. Grazie. E sarà qualcuno di quei signori là in fondo che deciderà della mia sorte. Che infami! Come siete giovani. In Francia si commettono le più grandi crudeltà, ma senza crudeltà. Un condannato a morte ad un ballo. Non vi sembra una cosa veramente straordinaria? Oh, il protagonista di un moto terminato nel ridicolo. E l'uomo più interessante di questo ballo. Come? Ma certo, una condanna a morte è la sola cosa che non si possa comprare. Un titolo lo si acquista,
Una decorazione la si regala, voi l'avete ricevuta. Un grado lo si ottiene. 10 anni di guarnigione e un parente ministro della guerra e si è subito capitano. Come mio fratello. Ma la condanna a morte, bisogna meritarsela. E perché non sposate un bandito, allora potreste essere felice. Può anche darsi, purché sia un uomo. Era innamorato. Questa è stata la sua debolezza. Di chi? Danton, signorina. Danton? Ma era un macellaio. No, signorina, non lo era affatto. Lo dite soltanto perché era molto brutto. Voi parlate da donna. Era più che brutto. Aveva l'animo dipinto sul volto. E voi? Che cosa credete d'avere sul volto? Solo la barba. Sei di cattivo umore? Non voglio vederti così imbronciata. Che succede? Il barone di Tollino. Un attacco apoplettico, signora Marchese. Oh, mio Dio. Bene. Matilde. È qui vecchio. Oh. È laggiù. Laggiù chi? Quello che stai cercando. Che vuoi dire? Ti pare che sia tipo da cercare gli uomini io? Piano, piano, calma. Non sono venuta qui per essere calma, ma soltanto per ballare. Grazie un po'. Attenta, Matilde, la collera ti imbruttisce. Posso permettermelo. Di imbruttirti può darsi, ma non di renderti ridicola per quel... Comunque, i modi ai quali ho preso parte non hanno avuto successo. Unicamente perché non ho voluto far cadere 3 teste. Ma ora lo fareste, no? No, non credo. Vi risponderò il giorno in cui avrete ucciso un uomo in duello. Il che è diverso che mandarlo al patibolo. Io sono sicuro che farei cadere 3 teste per salvarne 4. Forse anche 4 per salvarne 3. Un futuro d'Anton, forse. Ma meno brutto. Ai nostri tempi non usano più i Danton. E del resto anche lui, che cosa avrebbe potuto essere oggigiorno? Forse prefetto di polizia, vendendosi al governo. E in fondo cosa fece questo Danton? Rubò. Sì, anche Napoleone rubò dei milioni. In Italia. Senza di che sarebbe stato fermato dalla povertà. E voi? Avete deciso se è meglio rubare o vendersi? Per me colui che vuol cacciare l'ignoranza e il male dalla terra deve passare come la tempesta e fare del male, colpendo a caso. Ma dopo tutto il meglio è ancora essere il segretario del Marchese della Mole. È vero quel che ha detto mio padre? Che volete partire per Marsiglia? Marsiglia? Vostro padre ha un processo laggiù ed è molto utile che io ci sia. Un processo? No, non mi dite la verità. Non lo sapete che sono un gran bugiardo? Non lo si è se lo si confessa. Non fidatevi troppo. I bugiardi sono esseri complicati. Mio fratello dice che avete un'aria da ipocrita. Perché no? Ma quando siamo assieme diventate un'altra persona. Davvero? Non me ne ero accorto. Vi prego di scusarmene, signorina. Cercherò di non rimanere più solo con voi. Avete paura? No, ma tengo al mio posto.
Ed è esattamente per questo che parto. Chiederò a mio padre di non mandarvi a Marsiglia. No, ve ne prego. Potrebbe accontentarvi. Mi sono così antipatica. Vi ho visto ieri offendere il marchese di Croix-Noir. Sono un uomo e la scena non mi è piaciuta. Per lui, per voi e per me. Ma che ve ne importa del marchese di Croix-Noir? Trattatelo pure come vi pare. Ma io non voglio essere preso nel vostro gioco. Quale gioco? Appunto. Vorrei saperlo. Ma è troppo complicato, ecco. Le vostre dimostrazioni di amicizia può darsi che siano sincere. Ma può anche darsi che vogliate rendermi ridicolo, d'accordo con vostro fratello e con il marchese di Croix-Noir. Oh. Perché? Non potrebbe essere vero? Mi sento molto a disagio in questa casa. E desidero andarmene per un po'. Ecco tutto. Oh, Matilde, non distrarre il mio segretario dal lavoro. Ah, non è facile distrarlo. Vieni anche tu all'opera questa sera? Cosa? Il 30 aprile? Oh, dimenticavo. Vi spiego subito. Il 30 aprile 1514 venne decapitato il nostro antenato Bonifacio della Mole. È nel terzo volume del Morari. E ogni anno in questo giorno mia figlia si veste a lutto per celebrarne l'anniversario. È un'occasione in cui si sente, diremo così, un po' vedova e, come avete visto, non accetta distrazioni. Questo Bonifacio della Mole era l'amante di Margherita di Navarra e dovete tener presente che mia figlia si chiama Matilde Margherita e che si sente molto simile a quella sventurata regina. Margherita di Navarra riuscì ad acquistare dal carnefice la testa del suo innamorato per provvedere lei stessa a seppellirla, il che piace a mia figlia. Conosci forse una donna che oggi oserebbe toccare la testa del suo amante decapitato? Ah, nessuna. Grazie a Dio. Ma dove non arriva la fantasia dei giovani? Allora, è pronta la bozza di quel contratto? Sì, è pronta, eccola qui. Il marchese di Croix-Noir non avrà alcun motivo di lagnarsi. Voleva acquistare la mia tenuta di Villequier e io gliela do. Devo parlarvi. A mezzanotte prendete la scala che è nel giardino e venite da me. Ci sarà chiaro di luna. 2 L a Villequier. Attento all'ortografia, figliuolo. Ma è completamente pazza. Farmi salire a un primo piano con una scala. E sotto uno splendido chiaro di luna. Sarò bello lassù per aria. Mi vedranno tutti dalle case vicine. Ma qual è il suo scopo? Coprirmi di ridicolo. Farmi uccidere. No, non le rispondo nemmeno. E suo fratello? Perché non è venuto a cercarmi per la lezione di scherma? Scusate, credevo mi aveste dimenticato. Dimenticato? Se non penso che a voi. Chiedo scusa. Prego. Mi sembra
sembrata la prova d'un duello all'ultimo sangue. L'alba illuminiva già l'orizzonte. Fu allora che i tamburi dell'orrendo Santerre coprirono la voce dello sfortunato Luigi XVI. E fu allora che il sovrano... La signora Marchesa ci ha messo molto ad addormentarsi stasera. Ho osservato, eravate molto indeciso. No, non mi toccate. Che cos'è? Porto sempre con me una pistola. E da dove uscirò? Di là. Stanza di vostra madre. Certo. E se poi chiamo qualcuno? Rischio di essere ucciso. Sì. Ah. Bene. Comunque di qui non entrerà nessuno. O c'è qualcuno sotto il letto? Può darsi. Guardate. Naturalmente, signorina. Certo che ci guardo. Credevate davvero che vi avessi teso un granello? Sì. Perché dovrei mentirvi? Stasera a tavola cercavo fra i domestici quello che era stato scelto per uccidermi. Vi guardavo in volto. E nel vostro pallore leggevo una condanna a morte. Una condanna a morte? E avete avuto paura? Ho avuto veramente paura. Non era questo che volevate? E tu sei venuto lo stesso. Sei un vero uomo, Julien. Mathilde? Mathilde? Mathilde.
soli. Matilda, non mi ami già più. Ho orrore d'essermi data al primo venuto. Al primo venuto? No, non ti amo al punto da farmi ghigliottinare uccidendoti. Vi prometto che non vi rivolgerò mai più la parola. Ma cos'è? Siete impazzito? Come ha ragione. Che merito io per piacerle? Tutto sommato sono l'essere più meschino, più volgare. Allora ho deciso, mi ucciderò. Sì, ma prima voglio vederla per un'ultima volta. Caccerà, mi disprezzerà, ma che importa? Le darò un bacio, l'ultimo bacio. Poi mi chiuderò in camera mia e mi ucciderò. Insomma, Matilde, si può sapere che ti prende? Oh, l'amo troppo e devo punirmi. Ma chi è che ami troppo? Lo dice nella canzone. E allora amalo pure, ma senza fare tanto rumore. Ma ho la febbre. Oh, non sarà il clavicembalo a farla passare. Oh, mamma, se qualcuno non ha mai tentato di ucciderti, non puoi sapere che cosa sia il vero amore. Mm.
Sei tu, finalmente. Oh, non ti saresti aspettato questo, Julien. Sei venuto a punirmi del mio orgoglio. Ha paura. Il nemico mi obbedirà solo se continuerò a fargli paura. Non mostrarle il tuo amore, Julien. Tu sei il mio padrone e io la tua schiava. E devo chiederti perdono in ginocchio d'essermi voluta ribellare. Attento, sii ancora un po' cattivo con lei. Ma poco, non troppo. No, non ho bisogno di te stamattina. No, lascia, faccia da me. Perché? Visto che hai dovuto rinunciare alla cameriera? E poi non sei forse la mia padrona, tu? Sei tu il padrone, anche quando mi servi. Non dire sciocchezze. Perché? Non vuoi esserlo? Vuoi giurare che mi amerai per almeno una settimana? Ne vuoi una prova? È tuo diritto. Portami via con te. Sarò disonorata per sempre. Credi che non lo farei? Lo so che lo faresti, Matilde. E che non hai paura di uno scandalo. Ma chi mi dice che anche fuori di qui mi ameresti ancora? Oh. Eh sì, non è l'ambiente a cui appartieni che è un ostacolo. Ma unicamente il tuo carattere. Vuoi una prova, vero? Una prova? Una vera prova. Non ci credi? Vedrai. Una ciocca di capelli. Sì, un ricordo. No, non è una ciocca. Guarda, Julien, mi taglierò una treccia, come se facessi un voto, e mi consacrassi a te. Ferma, che fai? No. Matilde, aspetta, se ne accorgeranno tutti. Sì, se ne accorgeranno tutti. Vuoi che ti ami? Sì o no? Sì. È meraviglioso, Julien. Ormai nessuno potrà più separarci. Sì, ma ora tuo padre mi caccerà. Ne hai il diritto. Ma ce ne andremo assieme, senza nasconderci, in pieno giorno. Sì, Matilde. Se tu accetti un avvenire così mediocre. Mediocre? Ma Julien, quando ci sarà la rivoluzione? Non ci sarà la rivoluzione, Matilde. Allora resteremo qui. Riusciremo lo stesso, vedrai. Ci penserò io. L'amore di un padre è un'arma molto potente in mano a una figlia. E io saprò come servirmene. Vuoi dirlo a tuo padre? Sì. E vedrai che vinceremo noi. Come ti sei conciata? Dovrai abituartici, mamma. Va bene, quest'ora non ti vede nessuno, ma potevi anche pettinarti meglio. Su, avanti, andiamo, che è già tardi. Mm.
vieni o no? Eccomi. Disgraziato che non siete altro! Vi sembra una giustificazione? Avete ragione, signore. Ho agito molto male. Un mostro, mi capite? Un mostro! Siete un mostro! No, signore. Vi ho servito fedelmente, voi mi avete trattato bene, ma non dimenticate che io sono molto giovane e che non sono un angelo. Un angelo? E dopo tutto, non sarebbe neanche un cattivo ragazzo. No, no, signore, voi lo sapete. Che c'è? Che succede? E tu zitta, capito? Ma io non... Sì, tu non dici niente, ma non fai che parlare. Vattene. Non resta. Tutto questo riguarda te quanto me. E forse anche di più. In quanto voi, poi... Per me potete anche uccidermi. Proprio così. Fatemi uccidere da un domestico. Farvi uccidere. Farvi uccidere. E va bene. Eccovi un biglietto che proverà che mi sono suicidato. Così tutto sarà a posto. Stupidaggini, gesti inutili. Siete due pazzi, ecco la verità. Io non lo sono affatto. E non voglio che lui muoia. Il conte Norbert potrebbe sfidarmi a duello. Io non tirerei sul figlio del mio benefattore. Ti avverto. Se Julien muore, mi ucciderò anch'io e sarà tutta colpa tua. Chi ha mai detto che voglio ucciderlo a lui? Ma prima di morire mi vestirò a lutto. Oh, decisamente il lutto è una tua fissazione. E tutti mi ricorderanno come la signora Sorel. La signora Sorel? Una ragazza come te, intelligente, nobile. Bella. Oh, non cercare di farla spiritosa. Una ragazza che avrei fatto diventare duchessa. Meglio non pensarci più, perché è impossibile ormai. E che cosa è possibile ora? Perché non possiamo parlare di tutto questo con un po' di calma? Dato che noi due siamo le sole persone ragionevoli di tutta la famiglia. Fino ad ora è stato vero. Ma adesso, la prima misura veramente ragionevole è che Sorel si allontani subito da questa casa. Sono d'accordo. A certe condizioni. Niente condizioni. Farò dare al signor Sorel un brevetto di tenente e lo farò inviare in provincia. Benissimo. Adoro la provincia. Non parlo di te, sta pur sicura. Mio padre può immaginare che io voglia vivere lontana da mio marito. Cosa? Tuo marito? Tuo marito? Non lo sarà mai, capito? Non avrete mai mia figlia. Arrivi tardi. Oh, non fare la svergognata. E ricordati che non alzerò un dito per lui se prima non sparirà. Un uomo di cui non so niente. Oh, come puoi dir questo? E nemmeno tu del resto. Neanche da dove viene. Oh. È stato in seminario, sì. Ma prima del seminario? Ecco. Così. Vi ci sentite a vostro agio, tenente? Niente da dire. Ah, il nastrino. Giratevi, per favore. Ah, si vede poco. Che peccato. Matilda aveva ragione. Suo padre non può vivere senza di lei. Né lei senza di me. E ora eccomi qua. Tenente Julien Sorel de la Vernay. De la Vernay. E signora... nata della Molle. Provate un po' a camminare. Aspettatemi! Vi sta alla perfezione, tenente. Ah, è stata veramente magnifica. Ma anch'io, dopo tutto. Se sono riuscito a farmi amare da quel mostro d'orgoglio. Vado ad aprire. Siamo perduti! Quell'orribile donna! Guarda cosa ha scritto! Leggi! Quanto devo alla santa causa della religione e della morale. Mi obbliga al grave passo che mi accingo a compiere nei vostri confronti. Sei stato un pazzo! Proprio tu hai dato il suo indirizzo a mio padre! Zitta! Non sapevo che m'amassi ancora.
L'uomo sul quale mi chiedete di informarvi si è condotto in casa mia nel modo più abominevole. Ed ora credetemi. È per dovere di coscienza e ad evitare maggiori scandali che mi vedo costretta a fornirvene un così triste ritratto. Sarebbe infatti una deplorevole debolezza nascondervi anche una sola parte della verità. Un'imperdonabile colpa di cui non saprei mai consolarmi, anche se questo compito mi è tanto penoso. Il signor Julien Sorel è, secondo me, privo di ogni principio morale. E se si introduce in una famiglia, è solo per procurarvi lo scandalo e la vergogna. L'udienza è aperta. No, no, non scendiamo. Aspettiamo qui. Accidenti, ma fa freddo, eh? Qualcosa da bere. Ora che stiamo qui. Noi abbiamo scommesso, ci stai anche tu? Stesso, e su che? Beh, se sarà condannato o no. No, io non scommetto. Oh mio Dio, non resisto più. Ho vinto! Ho vinto! Ho un verdetto più che giusto. Io non ho fatto che piangere. E come ha parlato bene. A me e il suo avvocato che ha fatto piangere. Quanti anni ha? Neanche 23. Oh, com'è bello. Oh, sì. Mi è venuta una fame. Non è giusto. Ma come poteva essere diverso? Se l'è voluta lui questa condanna, quell'atteggiamento di sfida che ha assunto. Ma sì, sembrava proprio che ci tenesse a morire. Ma non è possibile. Uccidere un uomo che non ha ucciso. Avanti, andiamo. No. Guarda che se te ne vai, non rivedrai più i tuoi figli. Ormai non c'è più niente da fare. È finita. Non voglio che sia finita.
Luisa, resta con me. No. Avanti. Tu dici, lasciami morire. Non voglio che tu chieda la grazia. E io non la chiederò. Dico, va bene. Morirà. Va bene. Se tu lo prometti davvero, io ci crederò che non lo farai. Neanche di nascosto. No, mai. Senza di te non riuscirò a vivere. E se morissimo insieme? Subito. Morire? Non ci pensare. Perché tu parli di morire? Passerà ancora un mese prima che mi uccidano. E tu sei qui, vicino a me. Un mese che passeremo insieme in maniera meravigliosa. Ah, mai avrei potuto essere così felice. Mai avresti potuto essere così felice. Mai. E ti parlo come a me stesso. Un mese. Ah, sono molti giorni. Molte ore. Siamo felici in questo meraviglioso pezzetto di vita che mi resta. Per gli altri io sono già morto. Tu e io soltanto sappiamo che non è vero. Non ci sarà più disonore per te, né condanna a morte per me. Resta solo l'amore. Nessuno ormai potrà farci niente. Non ci saremo che noi due.